al 20% della quantità totale di energia prodotta, della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto alla quantità totale e l'incremento appunto della efficienza energetica. Ovviamente le celle a combustibile rientrano pienamente in questa strategia. Fondamentalmente, se noi consideriamo soprattutto le celle a combustibile ad alta temperatura, le solid oxide fuel cells, in combinazione con le turbine a gas, possono garantire efficienze veramente molto elevate. E un altro aspetto interessante è la modularità. Un altro aspetto interessante, dicevo, è la modularità di questi dispositivi, perché se riduciamo il size significativamente, l'efficienza diminuisce, non così come in altri sistemi, in altri dispositivi. Per cui le celle a combustibile possono essere applicate in diversi settori. Uno dei settori più importanti, se ne è discusso anche prima nella relazione, nella presentazione dello speaker che mi ha preceduto, fondamentalmente il settore dei trasporti. Anche gli aspetti inerenti, la generazione microdistribuita, le applicazioni residenziali, ovviamente le applicazioni industriali e alcuni mercati di nicchia e non, come appunto il settore dei portatili. Ritornando al settore dei trasporti, ovviamente oggi non c'è un'infrastruttura per la produzione, distribuzione e lo storage dell'idrogeno, o almeno non c'è su larga scala. Fondamentalmente l'idrogeno, come è noto a tutti voi, si può ottenere da combustibili fossili, fondamentalmente attraverso processi di reforming o di ossidazione parziale, questi processi non sono così diffusi su larga scala e inoltre soprattutto manca l'infrastruttura per la distribuzione e per lo stoccaggio. Nel caso invece delle applicazioni residenziali si può ovviamente utilizzare il gas naturale e alimentato appunto in una cella combustibile ad alta temperatura anche per piccole applicazioni, dicevo, domestiche. Ovviamente qui ho riportato tutte le categorie, almeno quelle principali, di cella combustibile e noi normalmente facciamo una distinzione tra celle a bassa temperatura e celle ad alta temperatura. Le celle ad alta temperatura sono le celle a ossidi solidi e le molten carbonates, mentre quelle a bassa temperatura includono le alcaline, le polimeriche, le celle a metanolo diretto. Ovviamente esiste un po' di confusione anche nel campo delle celle a bassa temperatura. Nel caso delle celle polimeriche si parla di conventional temperature polymer electrolyte fuel cells, poi medium temperature e poi anche high temperature, in funzione di quella che è la temperatura di funzione, appunto, di operazione di queste celle. Io non parlerò di tutte queste categorie, mi soffermerò soprattutto sulle solid oxide fuel cells, sulle polymer electrolyte fuel cells, con qualche accenno alle alcaline e alle celle a metanolo diretto. Visto nel programma che ci sono diverse presentazioni sulle molten carbonates, per cui fondamentalmente anche questa tipologia, categoria di celle sarà trattata abbastanza ampiamente nel convegno. Quindi vorrei presentare un diagramma di densità di energia, un po' per fare un confronto tra diverse tecnologie e diversi tipi di combustibile. Se noi consideriamo le batterie a litio ione, queste batterie, che sono tra le più performanti, hanno bassi livelli di densità di energia volumetrica e di densità di energia ponderale. Questa è una scala logaritmica, quindi se consideriamo l'idrogeno immagazzinato in idruri metallici, come appunto in forma di idruri metallici, oppure in bombole ad alta pressione, il valore è più o meno simile, praticamente abbiamo delle differenze significative anche rispetto a quelli che sono i combustibili liquidi. L'idrogeno liquido ha una densità di energia più alta, dal punto di vista energetico non è conveniente utilizzare idrogeno liquido, e poi ci sono problemi rilevanti per quanto riguarda l'handling
il metanolo si pone in una posizione abbastanza interessante per ciò che riguarda la densità di energia. Il metanolo è un combustibile abbastanza ricco in idrogeno, è un combustibile che praticamente ha una reattività elevata anche alle basse temperature e soprattutto un costo basso attualmente. Il miglior combustibile da questo punto di vista è il diesel, però questo diagramma ci consente di capire perché nel settore dei trasporti preferiamo avere una macchina in cui ci siano delle celle a combustibile per il powertrain e le batterie a ione litio potrebbero ovviamente servire per l'accelerazione, per il recupero di energia nella frenata e quant'altro. Questo appunto si basa su questo diagramma di densità di energia. Un aspetto interessante per ciò che riguarda appunto, ritornando sempre alla densità di energia, è l'applicazione delle fuel cells nel settore dei trasporti, nel settore portatile. In questo caso il metanolo potrebbe risultare il combustibile ideale, in quanto è un combustibile liquido e quindi fondamentalmente ha un'elevatissima densità di energia. Questa è la densità di energia teorica. Se facciamo il confronto con le attuali batterie a ione litio, siamo su diversi ordini, uno o due ordini di grandezza. E questo si traduce in un funzionamento, in una autonomia significativamente più ampia e soprattutto una ricarica immediata nel caso delle celle a metanolo diretto. Le problematiche in questo settore riguardano soprattutto la necessità della miniaturizzazione. Però se guardiamo le previsioni, almeno le previsioni di mercato di qualche anno fa, queste previsioni di mercato individuavano una crescita esponenziale per quanto riguarda la diffusione delle celle a combustibile nel settore portatile. Probabilmente questa curva andrebbe un po' shiftata negli anni perché alcuni problemi tecnologici hanno limitato questa diffusione, ma posso ricordare che aziende molto importanti come Samsung, Nokia, Motorola stanno sviluppando e hanno presentato diversi prototipi miniaturizzati di celle a metanolo diretto per l'applicazione nel settore dei portatili. Se facciamo un confronto tra l'attuale densità di energia del dispositivo reale e quella che si può prevedere di raggiungere in pochissimi anni, c'è sicuramente la possibilità di un grosso sviluppo. Le stesse prospettive esistono per le batterie però a ione litio, però fondamentalmente siamo su due livelli diversi, per cui probabilmente il settore dei portatili sarà il primo settore dove le celle a combustibile avranno una diffusione su larga scala. Facciamo un confronto quindi a questo punto per la bassa temperatura tra idrogeno e metanolo per le applicazioni anche nel settore automotive. Ovviamente perché abbiamo scelto l'idrogeno come combustibile ideale per le fuel cells? Le motivazioni sono diverse. Innanzitutto il basso impatto ambientale. L'impatto ambientale è zero se l'idrogeno viene prodotto da fonti rinnovabili. Ovviamente se l'idrogeno viene prodotto da combustibili fossili attraverso processi di reforming o processi di ossidazione parziale, allora in quel caso lì bisogna associare al processo di produzione dell'idrogeno un sistema per la cosiddetta capture and sequestration of carbon dioxide. Se ne è parlato prima, fondamentalmente questa separazione, sequestrazione della CO2 non può avvenire su scala distribuita, sarebbe improponibile, può avvenire solo in sistemi centralizzati, grossi impianti in cui viene trasformato il combustibile fossile o biogas, biomassa in idrogeno e in quel caso lì ovviamente si potrebbe fondamentalmente pensare a un processo su una scala realistica, e nello stesso tempo è necessaria però l'infrastruttura per un network di distribuzione per l'idrogeno.
L'altra motivazione per cui scegliamo l'idrogeno come combustibile per le fuel cells riguarda la reattività elettrochimica, che è abbastanza elevata a tutte le temperature, anche quelle subambiente, per cui questo è uno dei grossi vantaggi dell'idrogeno. Per ciò che riguarda invece il metanolo, che è comunque un combustibile ricco in idrogeno, attualmente il costo è abbastanza basso. Fondamentalmente si può avere in questo caso una emissione di CO2 anche nel caso delle celle a metanolo diretto, perché dicevo, su scala distribuita è difficile appunto separare e sequestrare la CO2. Però ovviamente il metanolo ha dei grandi vantaggi che riguardano appunto l'handling e lo storage, in quanto è un combustibile liquido, si può ottenere da diverse fonti. In questo caso, in questa foto, è presentato uno stack di celle a metanolo diretto. Questo è uno stack da 5 kW che è visibile presso il CNR Italia di Messina, è uno stack che abbiamo sviluppato per applicazioni APU, o Assisted Power Unit, nell'ambito di un progetto comunitario chiamato Dreamcar. Quindi la tecnologia delle celle a metanolo diretto non è molto distante dalla tecnologia delle celle a idrogeno. Però esiste un limite rilevante, che è la bassa reattività del metanolo alle basse temperature. E allora consideriamo le applicazioni nel settore dei trasporti. Abbiamo fondamentalmente tre opzioni, almeno allo stato attuale. Probabilmente in futuro si potrà aggiungere qualche altra opzione, ovvero l'applicazione delle celle ad alta temperatura nel settore dei trasporti, ma attualmente la tecnologia non è pronta per questa applicazione, almeno quella delle celle ad alta temperatura. Quindi possiamo utilizzare uno stack di celle polimeriche con l'idrogeno che è storato, che è immagazzinato in bombole ad alta pressione, oppure possiamo utilizzare il metanolo come combustibile liquido ricco in idrogeno e fare un reforming on board. Qui vedete le temperature per il metanolo. La temperatura di 250 gradi non è molto più alta rispetto a quella di funzionamento di uno stack polimerico. Per gli altri combustibili la differenza è abbastanza rilevante. L'altra possibilità è quella invece di avere delle celle a metanolo diretto con il metanolo alimentato direttamente allo stack, però in questo caso le prestazioni sono più basse. E qui abbiamo un confronto, uno schizzo per quanto riguarda quello che potrebbe essere il sistema. Nel momento in cui si utilizza il metanolo con il reforming on board, e questa è una strategia che è stata seguita dalla Daimler alla fine degli anni 90 con la Necar e altre dimostrazioni, c'è la necessità di avere un reattore per il reforming, un altro reattore per l'abbattimento di CO. Si può utilizzare anche l'ossidazione parziale, le efficienze sono più basse, però il sistema è abbastanza complesso, perché ovviamente reforming, sezione di abbattimento del CO, stack e poi motore elettrico, la differenza è significativa rispetto per esempio al metanolo diretto o rispetto all'idrogeno diretto, che insomma è simile alla opzione B, alla seconda configurazione. Per cui oggigiorno si utilizzano almeno quasi tutte le case automobilistiche che stanno sviluppando macchine elettriche equipaggiate con celle a combustibile, utilizzano questo tipo di approccio. Fondamentalmente abbiamo qui un sistema per lo storage dell'idrogeno, non sono altro che bombole ad alta pressione. Per quanto riguarda gli idruri, si hanno delle complicazioni soprattutto per ciò che riguarda il peso oltre all'ingombro, per cui le bombole con una pressione di 250-700 bar sono attualmente preferite. Ovviamente abbiamo diversi ausiliari, il blower, cioè la soffiante, un sistema di separazione per l'acqua. In questo caso è rappresentata una configurazione con uno stack ad umidificazione interna. Ovviamente possiamo recuperare energia nella frenata, ma qui abbiamo bisogno in questo caso di un convertitore DC a C e poi un regolatore di carica della batteria, un sistema che regola la carica della batteria, un convertitore DC-DC. Quindi questo è l'approccio che attualmente
è soprattutto utilizzato dalle case automobilistiche. Qui ho in questa slide ho cercato un po' non di ripercorrere la storia dello sviluppo delle fuel cell, dell'applicazione delle fuel cells nel settore automotive, ma un po' rappresentare quelli che sono stati forse i momenti più importanti. Nel 1966 General Motors, Kordesch in Austria, nel 1967-1970, in questo periodo erano in auge le celle alcaline, poi gli esperimenti, le dimostrazioni fatte da Daimler alla fine degli anni 90, ovviamente Fiat che ha utilizzato stack prodotti dalla Nuvera, e ultimamente forse quello che attualmente è ritenuto da molti lo stato dell'arte per ciò che riguarda l'applicazione delle celle a combustibile nel settore dei trasporti, l'Honda FCX Clarity, che è stata dichiarata World Green Car 2009 e immessa è una macchina che ha un motore da circa 100 kW e che è stata appunto immessa nel mercato e che è comunque è possibile acquistarla anche da parte di un singolo individuo a un costo non così proibitivo. Per migliorare ulteriormente la situazione nel settore delle celle a combustibile per applicazione nel campo dei trasporti, ovviamente bisogna operare su diversi aspetti, la degradazione dei materiali, la semplificazione di sistema e soprattutto la riduzione dei costi. Come voi ben sapete, l'amministrazione Obama ultimamente ha un po' tagliato i fondi per ciò che riguarda l'idrogeno e le macchine elettriche equipaggiate con celle a combustibile alimentate a idrogeno, soprattutto perché la tecnologia ancora non è pronta. E allora perché questa tecnologia non è pronta? Il problema fondamentale riguarda i costi. Il costo non è soltanto quello del catalizzatore dell'elettrolita, che è prevalente, ma ci sono i costi anche dovuti ai piatti bipolari, all'assemblaggio dello stack, alla manifattura. È necessaria anche una semplificazione del sistema, ma come si può raggiungere questa semplificazione del sistema? Attraverso lo sviluppo di materiali più performanti in grado di operare in un campo più ampio. Operare in un campo più ampio significa estendere la temperatura di funzionamento delle celle polimeriche verso le alte temperature, perché in questo caso si ridurrebbe la dimensione del radiatore, andremo a semplificare quello che è il cosiddetto water and thermal management, ovviamente ci sono altri aspetti che comunque sono stati in parte risolti, come il cold startup ad esempio dalla Honda di cui parlavamo prima. Per quanto quindi riguarda i componenti, gli aspetti fondamentali sono inerenti appunto il tempo di vita, l'efficienza, stabilità nel tempo, prestazioni e così via. È necessario soprattutto un forte scambio, un feedback tra chi fa la dimostrazione del sistema e chi fa lo sviluppo, chi si occupa della ricerca di base, perché soprattutto si può semplificare il sistema, come dicevo prima, sviluppando nuovi materiali più performanti e con minori livelli di degradazione. Quindi per ciò che riguarda la ricerca di base nel settore delle celle polimeriche, ciò su cui si sta puntando sono le membrane che funzionano ad alta temperatura, ma anche in grado di operare con minime quantità di acqua o in condizioni dry. L'altro aspetto è quello di ridurre i costi del catalizzatore, quindi ridurre il contenuto di platino o puntare su metalli non nobili, e il tutto va ovviamente validato da quella che è la cosiddetta life cycle analysis. In questo caso questa polarizzazione è stata ottenuta con dei MEA Solvicor a temperature convenzionali utilizzando una membrana Aquivion. La membrana Aquivion è la nuova versione della membrana Eflon che è stata sviluppata da Solvay Solexis. Solvay, malgrado il nome, Solvay, questa è un'azienda italiana che è l'ex Ausimont, che soprattutto sta proponendo membrane perfluorosulfoniche alternative al Nafion. E le prestazioni sono intorno a 0,7-0,8 watt su centimetro quadro contro un target del DOI di 1 watt su centimetro quadro a 0,65 volts, che garantisce appunto un'ottima efficienza
elettrica, per cui non siamo molto distanti in termini di prestazioni rispetto ai target. Sono prestazioni che fino a qualche tempo fa si consideravano non così facilmente raggiungibili, soprattutto in condizioni di pressione ambiente, bassa umidificazione e bassa con un flusso di aria abbastanza ridotto. Per ciò che riguarda invece il contenuto di platino, si ha un contenuto attualmente sullo stack intorno a 0,4 mg su centimetro quadro per MEA, però in laboratorio è stato anche dimostrato 0,1 mg su centimetro quadro. Il trend è quello di cercare di ridurre il contenuto di platino mantenendo appunto le stesse caratteristiche di prestazione appunto del catalizzatore, mentre invece in questo diagramma questi sono dati della Ballard che hanno dimostrato una durability di circa 20.000 ore con uno stack di celle polimeriche alimentato con idrogeno ottenuto da un processo di reforming. Ci sono obiettivi ancora più ambiziosi analizziamo gli aspetti relativi al contenuto di metallo nobile. Con le attuali tecnologie si riesce a disperdere il platino su un supporto, quale il carbon black, molto bene. Vi posso mostrare, questa è un'immagine TEM in cui potete vedere una distribuzione e dispersione di particelle di platino intorno a 2-3 nanometri di particle size. Questa è una foto al microscopio elettronico in scansione di come è lo strato catalitico con la miscelazione tra catalizzatore e ionomero. L'estensione della zona di reazione trifasica nell'elettrodo ha permesso soprattutto di raggiungere, di migliorare le prestazioni, ma fondamentalmente c'è un limite, perché noi possiamo modulare con le attuali tecnologie, questi sono catalizzatori preparati da noi, con le attuali tecnologie in tutto il mondo si riesce a modulare il particle size da circa un nanometro fino a valori abbastanza elevati, ma effettivamente se uno tende a ridurre il particle size oltre un certo limite, la prestazione decade, perché la reazione di riduzione dell'ossigeno, che è lo step limitante per le celle polimeriche, è una cosiddetta structure sensitive reaction, nel senso che richiede la presenza di piani cristallografici, e se prepariamo delle particelle di platino molto piccole, allora le particelle sono amorfe oppure ci sono dei difetti cristallografici, la specific activity diminuisce notevolmente. Per cui c'è proprio un limite fisico, noi non possiamo andare su dispersioni molto elevate pensando così di migliorare l'attività catalitica, perché ovviamente ne risente appunto il processo di riduzione dell'ossigeno. Quindi se consideriamo l'incremento del costo del platino negli ultimi anni, possiamo vedere che questo incremento è quasi esponenziale. E questo è un fatto abbastanza negativo, perché ovviamente il platino viene utilizzato in tantissime tecnologie e le riserve di platino sono abbastanza limitate. Allora, se effettivamente questo costo tenderà ancora a crescere, allora sarà quasi inutile la sfida di ridurre ulteriormente il contenuto di platino, perché c'è un altro effetto che si contrappone. Allora, quale potrebbe essere la soluzione in questo settore? Forse un approccio interessante potrebbe essere quello di ritornare al passato. In passato le prime categorie di celle a combustibile che si sviluppavano erano le celle alcaline. Si utilizzava la potassa, KOH, soluzioni concentrate, e c'erano problemi relativi appunto all'interazione con la CO2, perché la potassa è basica, la CO2 è acida, formano carbonati, il carbonato precipita sull'elettrodo e blocca la reazione. Per quanto riguarda ultimamente si stanno sperimentando membrane a scambio anionico, che sono membrane alcaline, il pH di funzionamento della cella è alto, in questo caso l'effetto della CO2, almeno su questo processo, è ridotto, e siccome l'ambiente è alcalino, la cinetica di reazione dei processi elettrochimici in ambiente alcalino è più elevata, e quindi possiamo fondamentalmente utilizzare nickel, ferro o cobalto come catalizzatori in alternativa al platino. C'è ancora un problema relativo alla conducibilità, perché la mobilità del protone è superiore rispetto alla mobilità dello ione OH-, e quindi bisogna riuscire a recuperare questo gap.
un aspetto interessante per lo sviluppo delle celle polimeriche riguarda appunto lo sviluppo di membrane funzionanti ad alta temperatura. Le motivazioni sono ben note, tre categorie di membrane sono state sviluppate negli ultimi anni, le membrane a base di polibenzoimidazolo drogato con acido fosforico, le membrane per fluorosulfonico a catena corta come le Hyflon o le Aquivion di cui vi ho parlato e le membrane composite. Le membrane composite sono state l'idea di utilizzare le membrane composite per applicazioni in cella combustibile ad alta temperatura, polimeriche, è stata formulata dal nostro gruppo intorno al 1997-98 e soprattutto la presenza di questi fillers igroscopici consentono di estendere il campo di temperatura di funzionamento della cella polimerica. Anche le nuove membrane a catena corta consentono di estendere rispetto al Nafion il range di funzionamento e devo dire l'altra categoria è molto interessante, quelle delle membrane basate sul polibenzoimidazolo. Questi sono dati della Volkswagen, però non sono dati del progetto di cui vi dicevo prima, è lo sviluppo interno alla Volkswagen che sta facendo sui MEA ad alta temperatura. Utilizza probabilmente una membrana a base di polibenzoimidazolo e questi sono appunto i dati di durata. Per ciò che riguarda le prestazioni, qui è mostrato un confronto tra la membrana ad alta temperatura della Volkswagen e la membrana Aquivion. Siamo su prestazioni comparabili, anche se qui il funzionamento è intorno a 160 gradi, qui intorno a 110 gradi, con bassa umidità relativa e pressione ambiente. E quindi ora mi sposto sulle celle ad alta temperatura, le celle ad ossidi solidi. Conoscete bene i materiali che sono impiegati attualmente in queste celle, l'elettrolita è a base di yttria stabilized zirconia, cioè ossido di zirconio stabilizzato con yttrio, una perossite al catodo come il cromito, il manganito di lantanio e per quanto riguarda l'anodo un cermet nickel YSZ. Fondamentalmente il vantaggio delle celle a combustibile ossidi solidi riguarda la fuel flexibility. Fuel flexibility significa che questa categoria di celle può funzionare con diversi tipi di combustibile, tra cui ovviamente l'idrogeno, ma anche il gas naturale, anche i biofuels che possono appunto consentire un funzionamento cosiddetto carbon neutral. E ovviamente va rimosso lo zolfo dal gas naturale, lo zolfo viene utilizzato, composti solforati vengono utilizzati come odorizzanti per questioni di sicurezza, però gli attuali catalizzatori non tollerano elevati contenuti di zolfo. I processi utilizzati in questo campo sono internal reforming e ossidazione diretta, che è la cosiddetta nuova frontiera. Il target di costo è circa 400 euro su kilowatt, attualmente siamo almeno un ordine di grandezza superiore come costi e tempi di vita molto elevati, perché la principale applicazione di questa categoria di celle combustibili riguarda appunto la cogenerazione in impianti abbastanza relativamente grandi, insieme appunto in combinazione con turbine a gas, ma una delle applicazioni più interessanti è soprattutto l'utilizzo di piccoli sistemi CHP in cui appunto abbiamo la cogenerazione, parliamo di sistemi inferiori a circa 5 kW. Questo è il famoso diagramma di Brian Steele, che ha un po' aperto la strada allo sviluppo delle celle a combustibile ad ossidi solidi operanti a temperature intermedie. Come si vede dal confronto delle conducibilità, i nuovi elettroliti a base di ceria gadolinia e di gallati di lantanio hanno conducibilità ioniche superiori rispetto alla zirconia a temperature intermedie, per cui è possibile diminuire la temperatura dagli attuali 950 gradi a circa 600-700 gradi. E quindi è possibile sostituire gli interconnettori ceramici a base di cromito, di lantanio, estremamente costoso e anche abbastanza fragile, con acciai ferritici che hanno un costo relativamente basso. Quindi la nuova frontiera in questo settore riguarda appunto il funzionamento a temperature intermedie.
conoscete tutti voi bene la tecnologia della Siemens Westinghouse. Purtroppo recentemente la Siemens ha sospeso l'attività sulle celle a combustibile ed ossidi solidi, anche se tecnologie simili sono utilizzate da altre aziende, soprattutto in Giappone. Però devo dire che gli impianti Siemens sono stati dimostrati un po' in tutto il mondo. Questo è l'impianto Siemens sperimentato dalla TurboCare a Torino, è un impianto da 125 kW con un trattamento del fuel e è stato dimostrato sia a livello di cogenerazione sia a livello di trigenerazione. Quindi è veramente un peccato che la Siemens abbia comunque in questo momento abbandonato questo settore, ma purtroppo la crisi economica ha determinato anche questo. Quali sono le configurazioni tubolari alternative a quella Siemens? Il microtubolare per applicazioni portatili. Questo microtubolare consente, soprattutto è alquanto resistente per ciò che riguarda i cicli termici e quindi potrebbe avere applicazioni anche nel settore dei trasporti, oltre che in quello portatile. Questa è veramente una nuova generazione di celle soft e tubolari. È l'approccio sviluppato dalla Rolls-Royce, che è un approccio appunto è un tubolare, ma è un tubolare piatto, nel senso che c'è un supporto tubolare poroso, piatto, dove per screen printing vengono depositate queste che sono segmented in series integrated planar tube. È una tecnica che è molto simile, almeno a me personalmente, ricorda il fotovoltaico, quindi potrebbe essere utilizzata su larga scala e appunto l'azienda pensa appunto di mettere in campo appunto impianti da qualche megawatt utilizzando appunto questo approccio. Le performance non sono così elevate, però i costi possono essere anche abbastanza ridotti. Le prestazioni migliori nel campo delle celle a ossidi solidi si ottengono con la cosiddetta configurazione planare anode supported. Questa configurazione è quella ottimale soprattutto per piccoli sistemi CHP, parlavamo di sistemi con una potenza elettrica inferiore a 5 kW. Questo approccio è attualmente utilizzato da Soft Power, che è un'azienda italiana che tutti voi conoscete. Questa azienda commercializza sia stack sia anche sistemi direttamente alimentati con gas naturale, con una sezione di trattamento del fuel. Questo è uno stack TOPSU da 70 celle che è stato sperimentato da noi a Messina ed è stato sperimentato anche da Leni a Milazzo in collaborazione con noi, con una sezione di reforming e ha dato ottimi risultati. Quindi per le piccole applicazioni residenziali questo sicuramente è un concetto abbastanza interessante. E le prestazioni in termini di densità, di potenza, sono di circa 1 watt su centimetro quadro. Uno degli approcci che vorrei presentare è anche quello della Ceres Power, in questo caso soprattutto nell'ottica della diminuzione dei costi. Qui è stato rimosso l'anodo supportante e al posto dell'anodo supportante è stato inserito un supporto in acciaio a basso costo. Questo sistema consente una elevata robustezza, che era uno dei punti deboli fino a qualche tempo fa delle soft, almeno delle soft planari, meno un po' meno delle soft tubolari. Utilizzando un'elettrolita per temperature intermedie, questo approccio è utile soprattutto per applicazioni, dicevo, domestiche. Concludo molto velocemente. La nuova frontiera riguarda l'ossidazione diretta di metano. Questo tipo, questo processo viene investigato all'ITAE utilizzando nuovi materiali nanostrutturati in grado di mitigare la deposizione di carbone all'anodo e quindi si può alimentare direttamente un idrocarburo in una cella combustibile, consentendo una conversione ad elevata efficienza. Infine vorrei chiudere con le rinnovabili. L'abbinamento fuel cell rinnovabili potrebbe rappresentare un'ottima strategia per il futuro. Attualmente, se ci sarà, come si può prevedere, un incremento significativo per ciò che riguarda le rinnovabili, la rete attualmente non è capace di gestire questo incremento. Si potrà parlare in futuro di reti intelligenti, ma attualmente ovviamente in Danimarca questo è un approccio che si sta sviluppando,
però l'alternativa potrebbe essere di avere un sistema costituito da elettrolizzatore e fuel cell come sistema di storage del surplus di energia elettrica, quindi l'elettrolizzatore trasforma l'acqua in idrogeno e ossigeno quando c'è un surplus di energia elettrica, e quando la rete richiede l'energia elettrica, allora la cella combustibile utilizza questi reagenti per dare energia elettrica. In questo settore, dicevo, gli ultimi sviluppi riguardano appunto la realizzazione di dispositivi in grado di combinare sia l'elettrolizzatore che la cella combustibile in un unico dispositivo con le cosiddette celle rigenerative. Quindi concludo sulle applicazioni. Ritengo che a breve termine le applicazioni delle fuel cells possano riguardare soprattutto il settore della generazione dei sistemi portatili, ma anche sistemi CHP per la generazione remota, backup, anche range extender. Nel medio termine possiamo pensare a sistemi CHP, a una diffusione ancora maggiore di quella attuale di sistemi CHP per usi domestici. Delle dimostrazioni già esistono, soprattutto in Giappone, alimentate con gas naturale, e si può ritenere che ancora nel medio termine le celle a combustibile utilizzeranno idrogeno o in bombole, storato in bombole ad alta pressione on board. I biofuels avranno un'importanza sempre maggiore nel lungo termine, l'idea è quella di avere degli impianti centralizzati dove si trasforma idrogeno a partire da una diversa varietà di combustibili attualmente disponibili, con una separazione e sequestrazione della CO2 centralizzata in quel caso, e una infrastruttura per la distribuzione appunto dell'idrogeno. Vi ringrazio per l'attenzione. My name is Koji Kuramoto from AIST, National Institute of Advanced Industrial Science and Technologies. I'm working on the, as Professor Kajura introduced, hydrogen production from coal or the biomass and other related technology, for example, the SOFC operation using the coal syngas. Coal syngas contains some chemical impurities. How chemical degradation occurs in the SOFC. Such a kind of topics I'm now working on. Okay, so Professor Orecchini gave me a very difficult homework to talk about the strategy of the renewable energy introduction in Japan. I need to talk this subject briefly, only 30 minutes. Then I tried to make it shorter and concise, but it's really difficult to do it. As already introduced about the temperature increase in the surface of the Earth, this is also the same scenario. After the industrial revolution, due to the invention of the water steam engine, 1969, the temperature, CO2 concentration in the atmosphere is drastically increased. Then we noticed that, we need to reduce the CO2 emission. That means that we need to use the energy efficient way. So in Japan, the experts calculate a lot of based on a lot of scenarios. As you can see the left-hand side, we developed some scenario about the carbon stabilization. So if we use the energy as we use these days, the energy consumption will be increased, as you can see in a figure. Then if we do not any actions about the CO2 emission, so as indicated in the red line, so the CO2 will be increased like this. Then if we make a special action for the CO2 emission reduction of the CO2,
we could stabilize the CO2 emission in a concentration of the 550 ppm in 2200. So we need to something to do about to achieve this target. Then the CO2. So this figure also the same scenario. This is the reference case. Then if we do the energy saving, we can reduce it this way. More advanced energy saving, as well as the introduction of a new technology, we could do the more drastic CO2 reduction. So this is just a scenario. But this figure indicates that we need to do some action about the renewable energy, as well as the high efficient utilization of the fossil fuel. Our government established some national initiatives. The 2006, the government established the new national energy strategies. We are now here, where it is. So fossil, we strongly depend on the fossil resources like a coal or natural gas, and partially we use the nuclear power. Maybe 20% of the electricity we have is come from the nuclear. Then renewable energy also one of the option, future option for our energy. We are now here. Then if we go to this way, the CO2 emission will be increased. So we need to do another option, that is CCS, carbon capture and sequestration, to reduce the CO2 concentration in the atmosphere. But in the future, we should go to this direction. So that means less carbon resources and more renewable energy and nuclear power generation. That's a discussing point with you, but in our case, nuclear power is one of the important options. But for future target, renewable energy is very important. And related national initiative is the New Generation Big Fuel Initiatives. Great contribution from the transportation sector for the emission or energy consumption is obvious in Japan. So more clean and efficient automobile is needed. So this initiative focusing on the biofuel, clean diesel, next generation batteries, that is for EV. Then as already introduced in the previous speaker, fuel cell or hydrogen fueled cars. So of course, this needs not only the high performance fuel cell, but also the infrastructure of the hydrogen distribution. So it's very difficult and a high target, but in the future, it should be clarified for sustainable society. Then quite recently, we organized the G8 summit in Hokkaido Island. Then the Prime Minister, Japan, the Prime Minister frequently changed, so you don't remember the name of the Prime Minister, like you do. Prime Minister Abe proposed one very strong initiative, Cool Earth Innovative Energy Technology Program. This initiative covers the 21 important technologies for the future energy strategies. So you can find many items like high efficiency coal-fired power generation or innovative material production processing. Then these included, plug-in hybrid vehicle or carbon CCS technologies. Then here we can see the fuel cell cogeneration system, CHP system, and hydrogen production, transportation, and storage is categorized in cross-cutting technologies. So in some of the items in this initiative,
the new energy and hydrogen energy are concerned. So the government will put a lot of money and effort to develop these kind of technologies in Japan. Okay, so today's main topic is the new energy. Concerning the new energy, we have our definitions. The new energy is, you can read it, renewable energy which needs a special support for the dissemination, mainly due to the inherent cost competitiveness, photovoltaic, wind, and biomass, etc., renewable energies. That's due to the obstacle of the economical situations. So if you could develop the nice technology, it's still not sufficient for the commercialization because the economical hurdle, economical targets. So under the national support, these technologies are now under the development, under the research work. Then the fiscal year 2005, the renewable energy is used only 2% of the total energy consumption in Japan. Only 2%. So really small amount of the renewable energy contribute to the energy consumption in these days. Then, drastical change cannot be occurred, but for fiscal year 2010, our target is 1 point increase. So around 3% renewable energy would like to be introduced. So we are now doing a lot of research work as well as the demonstration project to ensure the potential of the renewable energy. And the regulation is also established. One of the important things is the RPS law in Japan. RPS law means the Renewable Portfolio Standard Law. That is the law, special measure of use of the new energy by main electric companies. So Tokyo Electric Company or Osaka Electric Company should buy or should use a part of the a certain amount of the renewable energy. That's the obligations. So if they cannot, they have to pay or they have to reduce the cost of the electricity. So, but it's really a strong obligation or regulation from the government. But maybe the beginning of the introduction, we need to do such a strong regulation or some direction for the society. Okay, let's look at the international comparison about the renewable energy introduction. Here you can see the case of the photovoltaic energy and wind energy. Until two years ago, we are the first position of the photovoltaic energy. But in Germany, two years ago, overtake our position. Then now they are the first. The wind power, we have the strong power, but it's really turbulent. So sometimes typhoon comes, and they gave us a very strong damage. Then it's also a tough circumstance for the windmill. So our case, it is the wind power is not so introduced well. So this position. I want to look at one by one. You know, photovoltaic power generation. Everybody knows about that. Italy also making a lot of effort to introduce the photovoltaic power generation. In Japan, this is a trend of the power generation system costs per kilowatt. Then this is the introduction, cumulative introduction volume. Okay, almost 15 years ago, it cost about
24,000 euro. So it's almost impossible to introduce such an expensive system in your house. But then the, as time goes by, the cost reduction seems to be very successful. And these days, the only 4,500 euros. So if you got some kind of subsidies, you can install the photovoltaic system in your room. So it's okay. The cost of the electricity is still high. If you buy the electricity from the grid, maybe 6 to 20 cents per kilowatt hour. But its photovoltaic system gives you the 31 euro, 0.31 euro, 31 cents. So more cost reduction is needed to increase the public acceptance in the case of the photovoltaic energy. Okay, in our research work, the monosilicon and polysilicon is a main concern about the make it more efficient. But another material, for example, CIS thin film or dye sensitized type, and in the future, quantum dot type photovoltaic energy system is now concerned. Then a lot of the fundamental research work is now going. Okay, wind power. This is also quite familiar recently. Well, we monotonically increase the introduction of the wind power. Then, as you can understand, then the total introduction volume is about 1.5 gigawatt until this 2006. So it's not so high if you compare to the European situation, but we also try to make a great effort. These points are indicated the location of the wind power system with the capacity of the more than 10 kilowatt. And we also survey the wind condition in a Japanese island. So each place is more suitable to install the wind. So we examine the by the survey of the wind conditions, then try to install in an efficient way. But the problem is, as I mentioned, the climate condition in Japan. We have a lot of typhoon, especially from the beginning of the summer to the mid of the autumn. Maybe we have 6 or 7 huge typhoon. It always give us a lot of damages, like this picture shows you. So more tolerant structure is needed for the windmill in Japan, and the turbulence. So not like Germany. So if I look at the land of the Germany from the window of the airplane, very lovely winds always wind blow. So that kind of a place, it's really lovely for the windmill, but that's not the case in Japan. And the lightning also. This is a very, very nice picture. So this is the windmill, and now lightning is reached to the top of the windmill. So I don't know how to take a picture of this, but it's really hard to take it. Then this is the real Japanese situation. So we need to construct some kind of the guideline to ensure the reliability and the efficiency of the windmill power generation. So this is one of the examples. And in the future, now we have already started considering about the offshore wind power generation. I have seen this wind power system in Copenhagen. I have seen once. It's really lovely, and this is also I have visited there in the Netherlands. Maybe 30 minutes boat from shore to the
to the ocean, then we can see the very, very amazing wind power run. So maybe the Japan will also trying to find the possibility to do this. So now we started the feasibility study. Okay, this is the our research organization, NEDO, research and development program. So the problem for the photovoltaic and the wind power is the fluctuation of the voltage. Then but only solution is the battery, stabilization by introducing the battery. So as I will talk about the battery, we established a new big national project about the next generation batteries. I will talk about it later. Okay, biomass. Biomass is also one of the important resources which seems to be carbon neutral. Then NEDO also has got some research work, national research work. For example, the bioethanol, how to reduce the cost of the bioethanol by developing catalysts, by modification of the process to reduce the ethanol cost. We also organized a lot of the demonstration project to produce the ethanol or gasification, cogeneration, the production of the DME in these position, these locations. Thermal energy also one of the things expected from the biomass. So efficient utilization of the heat from the biomass is one of the important projects. And locally systemized utilization of the biomass from collection, transportation, and use. These are combined together and try to increase the biomass utilization efficiency. So this is also one of the NEDO projects. Okay, let's go to the hydrogen and fuel cell technologies in Japan. All of you know about the fuel cell system. This is applied to the for household, for mobile, industry, and the vehicles. Then once you get the fuel cell in your daily life, okay, you can get a high efficiency or diversification on energy resources, and distributed energy resources can be applied, and reduce the impact on the environment, so very ecological option. And another important thing is the creation of the new business, new industry, by looking at the fuel cell and the hydrogen technology, new technologies. In Japan, we have a development scenario about the fuel cell and the hydrogen technologies. Okay, in a infrastructure, and code and standard, and the research and development. So we are now around here. Then we still continued, but we have a part of them are finished, and now we are now trying to commercialize some of the products, like a stationary fuel cell cogeneration system, as well as the fuel cell automobile. Okay, so this is the formation of our research and development. So this is under the supervision of the Agency of the Natural Resources and Energy. That is the former office of myself. They got the money from the government and distributed to the NEDO and the JARI, ENA, and the AIST for the R&D and demonstrations. As previous speaker mentioned about that, this is the heart of the fuel cell, MEA. This consists of a lot of the small parts, so membrane, separator, and the catalyst, and seal. Then each
each part has got its own difficulties or technical target. So I have listed technical difficulties for each part. Then not totally these things are solved. These are needed to be solved. Then we finally got the efficient high fuel cell system. So many university or institute or industry come together and working on these items to ensure the reliability and durability and efficiency. So this is one of the. Then the NEDO project categorized into the four: development of the technology, basic and common issue, elementary technology, and the basic production technologies. So how to produce the membrane in an efficient way. This is the example. Then next generation fuel cell, for example, the non-platinum catalytic membrane. This is the one of the example. So next generation fuel cell. Then many university and the industry had participated in it. The Professor Cacciola just mentioned that the our institute established the one big research center we called FC Cubic. And the FC Cubic is the task of the FC Cubic is the more fundamental to clarify the fundamental phenomena in the fuel cell. So they has got a three research team, catalyst team, electro membrane team, and the material transfer analysis team. Then they are struggling to find the mechanisms or physics about takes place in a fuel cell system. Then these fundamental physical information will be feedback to the research and the development in a company and the industry. Okay, SOFC will be the next candidate for the power generation system because it employs a high temperature. Then we can expect it more high efficient power generation from natural gas. Then we have developed this kind of the SOFC cell or module or system. But the problem is the chemical degradation sometimes occurs due to the impurity in a gas, fuel gas, for example, the sulfur or halide components, as well as the carbon, like a tar. Then we formed the three analysis team: thermodynamic analysis, chemical analysis, the mechanical analysis. Sometimes the ceramics click and broken down due to the thermal cycle as or the chemical impact. So these members are trying to find the mechanisms about the chemical degradations. Then the information will be sent to the real development of the SOFC cell to ensure the efficiency and the reliability. So now this project started last year, and I also participated in this team. In 2005, we organized the one expo in Nagoya. Then we demonstrated the hydrogen and the fuel cell technologies in an expo. Then many guests from overseas come to this expo and they enjoy these kind of technologies. This kind of technology. And when we experienced that the leakage of the hydrogen occurred in the flexible tube in a hydrogen dispenser, then we analyzed these parts. Then we noticed that some hydrogen embrittlement occurred.
in a material. So in order to achieve the hydrogen society, these kind of things should be avoided, should be prevented. So we need to know the mechanisms, how to percolate, how hydrogen percolate into the material, then give the negative impact. So we established another big research laboratory called Hydrogenius. And Hydrogenius focus on the chemical interaction between the hydrogen and the material. So these are the team of the research team, hydrogen fatigue and fracture team, hydrogen dynamics in a material, hydrogen thermal physics properties, hydrogen tribology, and hydrogen polymer. This is the sealed material for the hydrogen container, for example. And the hydrogen simulation, hydrogen behavior in the material. Then, yes, these are the research items, so I can skip it. So it is almost impossible to read out all of the things from your position, but many things are needed to ensure the higher capacity, high output batteries. So elementary technology should be clarified, basic, many things should be done for the next generation batteries. But once you get the good batteries, you can stabilize the fluctuation from the renewable energy system, or you can increase the efficiency of the automobile as we concerned about the plug-in hybrid system or something. So Japanese government realized the priority or importance of the second batteries technologies. So it's very much amount of the budget is now put on the this research. Okay, and the transportation, we organized the one huge demonstration project. That is the JHFC project. Okay, JHFC is the project is focusing on the transportation as well as the hydrogen infrastructure. So JARI, Japan Automobile Research Institute, take care of the automobile as well as the free drive tests of the fuel cell vehicles. And the ENA, Energy Engineering Advancement Association of Japan, take care of the infrastructure. Okay, phase one of the JHFC project, we constructed 10 hydrogen stations in the Kanto area. This is the Tokyo region. And these hydrogen station has different energy source. For example, the natural reforming for hydrogen, water electrolysis for hydrogen, and LPG reforming for hydrogen, methanol, byproducts from soda factory. So various sources of the hydrocarbons as well as the water are employed as a resource fuel for the hydrogen. And the second phase of the JHFC, that action is expanded to the Osaka area as well as the Chubu area. Then Chubu area, fuel cell bus demonstrations and hydrogen station test also. And in Kansai area, yes, almost the same things in a Kanto area, but they also focusing on the another niche application like a wheelchair or a small motorcycle to how can I say that, more familiar option for the ordinary people. Then try to increase the public acceptance by introducing such a very useful, important items for the fuel cell applications.
So this is the fuel cell vehicles participating in the JHFC phase two. So you can find the very familiar Japanese companies as well as Daimler Chrysler. Oh, here we have some problem about this company, but okay, so they are struggling to develop this very difficult technologies. And the energy supplier, you can find some of them quite familiar even in Italy. Okay, the cogeneration system. This year, we succeeded to commercialize the cogeneration system. This is not a prototype cogeneration system. This is the real product of the fuel cell system. And this can be installed next to your house. It's really expensive, but so it works. Okay. Then fuel cell system as demonstrated in the project. Then we installed 3,000 systems that were installed in Japan with different climate conditions. Then Japanese government also established a subsidizing policy for residential fuel cells. So government can pay half of the installation expenses, so about the 10,000 euro. Okay. So last part of the my presentation is introduction of the our institute, but maybe the time, right? So it is not so important, so I will skip. Okay, skip. So AISD also almost the same subject we have got. So photovoltaic energy system, hydrogen energy system material, storage system, and the SOFC system, and the energy device system are also studied. And we also organized the one distributed energy integration project in several places in Japan. And in Tsukuba area of AISD, we also established this kind of the energy stabilizing storaging system by introducing several batteries as well as the fuel cell to demonstrate their possibility by ourselves. So this is the vision, AISD vision about the decentralized energy system. Okay, this is the important URL web address about the national action in Japanese government. So if you are interested in, you can visit this internet homepage. Okay, so this is the thing. And the last thing I want to say that the last time you got the very terrible disaster about the earthquake in L'Aquila region. And I heard that the 300 people, more than 300 people suffered, killed by earthquake. So I'd like to express my deep sympathies on the disaster occurred in Italy. And I strongly hope that the Italian people will get over all of the difficulties and advantages, adversities, and will rise as a phoenix from ashes as soon as possible. So, thank you.